Allora, grazie a tutte e a tutti e grazie all'ANPI di Valpiana per questo invito in questa bella festa. Io credo che iniziative come questa siano di fondamentale importanza proprio per provare a fare un pezzo importante di quel lavoro culturale di cui parlava Emanuele, che condivido. Allora, in questo paese è vero, non sono mai stati fatti i conti col fascismo. Provo ad andare veloce perché le cose sono tante. Dopo il 25 aprile, molti questori e molti prefetti della Repubblica di Salò furono semplicemente presi dalle loro seggiole di questori e prefetti della Repubblica di Salò e messi a fare i questori e prefetti della Repubblica Democratica Neonata. Questo ci porta ad avere cose vergognose come il questore di Milano di una decina di anni fa, che aveva una croce celtica dietro la sua scrivania appesa in un ufficio della questura. Questo succede. Succede che ci sono dirigenti di polizia che hanno adesivi di Forza Nuova sui cassetti delle scrivanie e non c'è contatto. Tornando a quei conti mai fatti, a quella Norimberga italiana che non c'è mai stata, ed è una cosa gravissima a mio avviso, pochi anni dopo il 25 aprile, per fare due passi tornando a quella che è stata la storia, in questo paese c'era un partito che si chiamava Movimento Sociale, guidato da Almirante, che anche lui aveva il suo passato, è stato ben detto negli interventi precedenti, che si candidava alle elezioni e che eleggeva dei rappresentanti delle istituzioni. Qui non sono stati fatti i conti e la paghiamo. La paghiamo, gli anni passano, Berlusconi nel suo periodo sdogana definitivamente i fascisti portando fine ai suoi nel governo addirittura, e purtroppo l'Italia si trova ad essere di fatto lo Stato europeo che meno ha fatto i conti con l'estrema destra e che più vede una cosiddetta destra istituzionale, chiamiamola così, scendere a patti con pezzi di destra eversiva, il tutto affiancato da tutte quelle false narrazioni che bene venivano descritte sullo stragismo, sulla strage di Piazza Fontana l'hanno fatta le Brigate Rosse, questa cosa è stata ahimè detta per anni, Bologna, Piazza della Loggia e tutte le peggiori stragi che sono state fatte da una matrice fascista, vengono raccontate in modo diverso. Mi spiace dirlo, ma io in questa sede mi sento di dirlo, anche la risoluzione votata in Parlamento Europeo che equipara chi ha fatto Auschwitz e chi l'ha liberato, votata da tutto il centro-sinistra, la cosa è una cosa aberrante. E questo mi dispiace, perché quando mi ero piano rappresentante del Partito Democratico mi sento questa cosa di dirla. Ma proseguiamo. La svolta lepenista della Lega, la Lega di Matteo Salvini, che è una grande casa per neofascisti di tutte le organizzazioni, soprattutto per l'Alternazione Casa Pound, e poi ci arrivo. La Lega di Matteo Salvini niente più a che vedere con quella Lega che faceva altrettanto schifo, ma in modo diverso, di Bossi, di Maroni, che parlavano del federalismo, della secessione. Questo è un partito fascista. Il cambio dei colori non è più il verde, è il blu. Il cambio della narrazione, Salvini che va allo stadio in un luogo assolutamente più fotografato d'Italia con la felpa della Pivert, marchio di proprietà di Casa Pound, sta dicendo poco prima del voto ai neofascisti: votatemi perché io sarò anche il vostro ministro dell'interno. E questa cosa è pericolosissima. Questa cosa accade con il capo della Lega e anche la Meloni, che danno messaggi di questo tipo, e poi arriviamo alle amministrazioni locali. In Lombardia, io vengo dalla Lombardia, la Lombardia è il peggior laboratorio dell'estrema destra che ci sia in Italia, che già a sua volta è un laboratorio dell'estrema destra. La stretta connessione che c'è tra la cosiddetta destra istituzionale e la destra neofascista porta in Lombardia, nello specifico nel comune di Monza, un assessore allo sport che è di Realtà Azione, organizzazione risaputamente neonazista che si rifà direttamente a Léon Degrelle, Léon Degrelle che è stato definito da Hitler il figlio che avrebbe voluto avere. E questo signore fa l'assessore allo sport. Un assessore allo sport è un assessore che ha a che fare con i giovani. Poi loro fanno proselitismo tra i giovani, poi ci arrivo, lo fanno attraverso la musica, ci sono centinaia di gruppi nazi rock, lo fanno attraverso le associazioni di scopo,
che spesso sono associazioni animaliste o sono dei comitati che raccolgono alimenti per famiglie, assolutamente sempre solo italiane, ma quando lo scrivono in piccolo. E li ritroviamo nelle istituzioni. Questo è un dato di fatto. Allora, la problematica è grande, è enorme, anche perché queste organizzazioni, come dicevo, proliferano e sono sempre di più. Vorrei fare un passaggio su quelle che sono attualmente in Italia le organizzazioni, diciamo, principali che si rifanno ai disvalori del ventennio più oscuro della storia del nostro paese e che, tengo a sottolineare, poi arrivo anche a questo, hanno l'odio verso le differenze e le minoranze, il razzismo, la discriminazione di genere, la discriminazione sessuale come punto colla che li tiene insieme tutti. Perché quei 1000 delinquenti che al Cimitero Maggiore vanno ad alzare il braccio, di cui parlavamo prima, sono ovviamente di tante diverse organizzazioni neofasciste, ci sono di Lattazione, ci sono di Casa Pau, ci sono di Forza Nuova, ci sono del Fronte di Toschinezzi, ci sono della comunità militante di Dolce Raggi, poi arriviamo a entrare nel merito di una e l'altra organizzazione. Ma quei signori lì sono legati tutti dall'odio verso le differenze, dalla critica enorme e un'accusa e un contrasto alla legge Fiano, al DDL Zan, che sono delle leggi, e poi arriviamo anche a quello, che sono il minimo sindacale per quanto riguarda un paese democratico. E si tengono insieme su quella cosa lì, vanno, alzano il braccio, come Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Emanuele lo sa, siamo andati più volte con gli zoom a fotografarli, abbiamo fatto denunce, e poi magari li condannano in primo grado e li assolvono in appello e la Cassazione dice quando si tratta di una commemorazione non è reato. Stronzate, passatemi il termine, io vivo a Como e tutti gli anni, ho 45 anni, la vedo quella commemorazione che loro dicono che viene fatta a Dongo, luogo dove il fascismo è finito, dove il Comitato di Liberazione Nazionale ha arrestato Benito Mussolini, che l'aveva capitacci, e su comando del CNL sono stati giustiziati loro e i gerarchi. Quelli lì con i tamburi, i bracci tesi, presente, quella è apologia in pieno, li fotografiamo, facciamo le denunce. E poi non succede niente. Io, guardate bene, tengo a sottolineare una cosa, non parlo mai dell'autorizzano, certo, e quando come ampi i partiti della sinistra, organizzazioni, CGL, chiediamo l'incontro con il questore e con il prefetto, loro la risposta è, tranquilli, sappiamo, teniamo d'occhio entrambe le parti. E qui torno sulla gravità dell'equiparazione che viene fatta e alla risoluzione del Parlamento Europeo. Detto questo, Dongo è un punto importante, ma lo è Milano con le commemorazioni al neofascista Sergio Ramelli, dove, ahimè, mi spiace dirlo, quest'anno Sala si è fatto fotografare tutto in pettito insieme alla Meloni mentre andava alla commemorazione, quella ufficiale di Sergio Ramelli, è il sindaco, va bene, peccato che nessuno di noi l'abbia mai visto, né una manifestazione per Pino Pinelli, né una commemorazione per Fausto Riario, ma questo è un altro paio di maniche. Veniamo alle organizzazioni, Forza Nuova si è scissa, la maggior parte di Forza Nuova è passata ad un'altra organizzazione, si sono scissi a destra perché reputano Fiore un democratico, Fiore un moderato, e hanno necessità di qualcosa di più forte, hanno costituito la rete dei patriotti. La rete dei patriotti, io vengo dalla Lombardia, diciamo che l'85% degli aderenti a Forza Nuova ha fatto il passaggio, ha fatto la scissione, portandosi via anche le organizzazioni di scopo, a partire da Solidarietà Nazionale, che è la loro associazione di, diciamo, totale emanazione ai tempi di Forza Nuova, oggi nella rete dei patriotti, che mette carrelli nei supermercati per raccogliere il cibo, specificando che lo raccoglie solo per famiglie italiane. Questa è un'organizzazione storica, forse la più antica delle organizzazioni neofasciste, ed è un'organizzazione che mette al centro, anche lega il suo neofascismo ad un integralismo cattolico. Poi c'è Casa Pound. Casa Pound da qualche anno ha rinunciato alla sua forma partito, presentandosi più come un'organizzazione di movimento. Casa Pound fa molto proselitismo tra i giovani proprio per questa ragione, e andiamo lì a vedere che interviene con associazioni, ce n'è una ad esempio che si chiama Branco,
per il concetto del branco, del lupo, il concetto neofascista di questo genere di narrazione, e che si occupa di animali randagi, e intanto raccatta militanti. Io ricordo in provincia di Como, o come Ampi, facemmo un bel casino rispetto a questa cosa, perché approfittando della depoliticizzazione di chi lo gestiva, sono andati a portare del cibo per animali in un canile e hanno fatto le foto con i volontari del canile con la felpa di Casa Pound. Questa è Casa Pound d'Italia. Casa Pound trova enorme spazio, esattamente così come le attrazioni che abbiamo nominato prima, all'interno delle liste della Lega. Io tendo anche, quando facciamo questo tipo di discorsi, a sottolineare un dato che secondo me è molto importante, è basilare. Quando noi leggiamo i numeri, le percentuali che queste organizzazioni prendono con i loro simboli alle competizioni elettorali, diciamo, hanno preso poco, il pericolo non c'è, non è vero. Soprattutto oggi, dove la maggior parte dei militanti di queste organizzazioni vengono candidati con Fratelli d'Italia e con la Lega. Fratelli d'Italia, che attenzione, non è Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia è ancora più legata a quei concetti di quello che fu il primo fascismo, il fascismo del 19, quello del concetto del fascismo sociale, il concetto dei primi comizi, quelli che poi vengono pubblicati su quelle feccia di pagine che dominava Emanuele poco fa. Torniamo sui rapporti strettissimi di questi gruppi con la destra cosiddetta istituzionale, e vi cito solo un esempio, cerco di andare velocemente a chiudere. Alla Festa del Sole del 2021, festa di lealtà azione, gli ospiti d'onore erano un certo signor Adinolfi, un certo signor senatore Pillon, un certo signor Bastoni, consigliere comunale eletto a Milano. Ora io mi chiedo, questi signori rappresentano delle istituzioni, le istituzioni democratiche e antifasciste, glielo dobbiamo ricordare, perché le nostre istituzioni nascono dalla lotta di liberazione, dalla creazione della Costituzione più bella del mondo, che è e che deve essere antifascista. E qui voglio fare un'aggiunta, e poi vengo alle ultime organizzazioni. Noi, benissimo, io ringrazio Emanuele per le leggi depositate e per i tentativi, sono un iscritto all'anagrafe antifascista lanciata dal Comune di Sant'Anna di Stazzema, sono stato veramente, credo, nei primi 100 ad iscrivermi, ma io dico anche che noi non dobbiamo parlare di messa fuori legge, perché questi signori, spazzati via dalla storia, fuori legge lo sono già. Basterebbe applicarle le leggi che ci sono. Questi gruppi vanno sciolti, bisogna parlare di scioglimento, perché a fronte di un articolo della legge Scelba e di uno soprattutto della legge Mancino, i governi, se vogliono, e il passato è successo, possono, dichiarando la pericolosità di questi gruppi, passare allo scioglimento senza attendere la magistratura. E io credo che la gravità, oltre alle mille aggressioni che ci sono, ma la gravità di quell'azione vergognosa, squadrista, fatta alla sede della CGL, doveva essere sufficiente per passare allo scioglimento. E allora io credo che manchi la volontà politica, e se manca la volontà politica noi dobbiamo lavorare sia sul piano della mobilitazione, riprendersi la piazza, riprendersi gli spazi, e sia sul piano della pressione sulle istituzioni. C'è il Contivento Schinezzi, famoso come gruppo nato in Veneto, oggi ormai purtroppo nazionale, famoso per le aggressioni e per le tante, tante, tante sentenze per aggressioni passate in giudicato dai suoi militanti. E poi ci sono i DORA, comunità militante dei 12 raggi. Ahimè, abbiamo come Lombardi il primato di averli proprio a Varese, questi signori. Questi signori vivevano militarizzati insieme con una realtà militaresca e cameratista, e hanno dichiarato senza se e senza ma che loro sono pronti alla lotta armata per la supremazia della razza, e che se la lotta armata oggi non l'hanno ancora fatta, non l'hanno fatta unicamente perché non ci sono ancora le condizioni, ma sono pronti a farla. Questo gruppo, grazie all'amico e compagno Paolo Berizzi, che saluto e che da 3 anni vive sotto scorta per essere un giornalista d'inchiesta e non antifascista, e qui faccio un inciso, io credo che sia vergognoso che in un paese democratico uno debba essere messo sotto scorta perché fa antifascismo.
Ma di cosa stiamo parlando? Esatto, cioè sono cose che non sono accettabili. Comunque sia, grazie a lui quantomeno è stato smantellato lo stabile dove lavoravano. Perché Paolo sulle pagine di Repubblica fa crescere la notizia e era talmente grossa che non si poteva più fare a meno di guardare anche da quella parte. Ecco, io credo che loro hanno tutte le loro organizzazioni studentesche, una delle più importanti e purtroppo una delle più diciamo accreditate è Blocco Studentesco, che è l'organizzazione di Casa Pound, giovanile di Casa Pound, che lavora purtroppo molto nelle scuole e nelle università, e che grazie anche a tutti questi miti dell'uomo forte, il mito della delega, tu non ti preoccupare se hai un problema, dallo a noi, l'uomo forte al comando te la risolverà, che è l'esatto opposto della politica della partecipazione. E per questo io dico che sia importante lavorare sul doppio canale, lavorare sul piano della mobilitazione politica e istituzionale, pretendendo dagli stati che facciano gli stati e pretendendo che questi vergognosi gruppi che si rifanno a queste ideologie vergognose e vietate non abbiano nessun tipo di agibilità politica. Io credo che laddove abbiamo rappresentanti nei consigli comunali sia importante che quando noi poniamo al voto un consiglio comunale quella sacrosanta ordinanza che chiede che non vengano concessi spazi pubblici di agibilità politica ai gruppi neofascisti, poi ci sia qualcuno che va a verificare se questa cosa avviene o no, perché vi voglio raccontare un fatto. A Gaggiano, in provincia di Milano, una delle loro tante associazioni, Gaggiano ha votato la mozione per chiedere che non vengano concessi spazi a chi si rifà al neofascismo e al fascismo. Hanno fatto chiedere lo spazio ad una delle loro associazioni, gli è stato concesso di avere lo spazio, hanno fatto una manifestazione tranquilla con una strada chiusa dal comune, perché non solo gli ha autorizzato la manifestazione, ma gli ha chiuso una strada per permettergli di farla, con saluti romani presenti a rullo di tamburi, e nessuno è andato a verificare. E quel signore dell'associazione che ha firmato la richiesta di occupazione di suolo pubblico ha affermato che non ci sarebbe stato nessun tipo di apologia di fascismo in quella piazza, e invece c'è stato. Quindi verificare e chiedere con forza che vengano perseguiti quelli che quel tipo di ordinanza non la rispettano. Ma poi c'è il pezzo della mobilitazione popolare, io su questa spingo molto. Abbiamo citato Gongo poco fa, ma insieme a Gongo c'è Lovere, oggi ci sarà un'altra manifestazione a Lovere, perché il 28 maggio, come ogni anno, i fascisti sarebbero dovuti andare a provare a, diciamo, oltraggiare il cimitero di Lovere, dove c'è il mausoleo ai 13 martiri. Lovere è una cittadina in provincia di Bergamo, cuore di quella che è stata la storia della resistenza bergamasca. A furia di fare incontri e manifestazioni, l'ultimo 28 maggio, ero lì lo scorso 28 maggio, gli antifascisti e gli antifascisti erano lì, e per la prima volta dopo 10 anni i gruppi neofascisti non c'erano. Ovviamente abbiamo vinto una battaglia e non tutta la guerra contro questi signori, tant'è vero che oggi questi signori tornano lì e il Comitato Permanente Antifascista ha lanciato una nuova contromanifestazione. C'è Rove, c'è Dongo, c'è Milano, ci sono i cimiteri, c'è il 29 aprile, c'è il 25 aprile, ci sono tutta una serie di date importanti e di piccole azioni quotidiane. Ecco, io credo che quella della mobilitazione popolare, quella di riprendersi gli spazi di aggregazione, riprendersi le piazze, sia altrettanto un'iniziativa importante come lo è quella istituzionale e di fare forza sulle istituzioni. Perché, e lo diceva bene Emanuele, e chiudo, laddove c'è uno spazio che viene lasciato vuoto, il fascista va e se lo prende. E l'esempio del movimento No Vax e del movimento, diciamo, contro i vaccini e contro il Green Pass ne è prova lampante. Io non credo che tutte le persone di quel movimento fossero dei fascisti. Credo che ci fossero anche delle persone che temevano il vaccino, che non volevano vaccinarsi, che per mille motivi questo tipo di vaccino non lo volevano fare. Ma cosa è successo? C'era uno spazio vuoto e qui noi antifascisti, antifascisti, sinistra, larga e plurale, abbiamo la colpa di non aver ascoltato queste persone. E a quel punto queste persone si sono fatte carico, hanno strumentalizzato nel peggior modo in cui loro sempre fanno questo tipo di malcontento, e ci siamo ritrovati con quell'attacco vergognoso alla CGIL che mi fa ancora male a ripensare a quelle immagini, al sindacato più rappresentativo di questo paese. E guardate bene, non è un caso che sia stato fatto 100 anni dopo la chiusura delle camere del lavoro col fuoco.
Quindi da questo punto di vista non lasciamo gli spazi, riprendiamoci le piazze, facciamo forzature sulle istituzioni perché vengono applicate le leggi che già esistono e vengono sciolti questi gruppi, e teniamo alta la guardia, perché la libertà e la democrazia non sono ben scontati, c'è sempre qualcuno pronto a portarteli via, e allora bisogna resistere, e resistere diventa un dovere e non soltanto un diritto. Grazie a tutti e a tutti, viva l'Ampi e viva la resistenza.